Non lo so se ti è successo di sentire come me che le cose belle in fondo non rimangono. Sto parlando di emozioni intense, a volte uniche, che è un po' come se arrivassero soltanto per partire. E se è una regola o un'eccezione, davvero non lo so. Farei di tutto per tenerle qui e invece non si può, no. Io lo chiamo movimento delle cose che cambiano, questo eterno movimento delle cose che passano e che non riesco a trattenere. Nei momenti che restano sono milioni di molecole e frammenti che presto andranno via. E non lo so se ti è successo di sentire come me che le cose belle, anche se non rimangono, e dentro lasciano qualcosa che non c'era, adesso c'è, come un segno indecifrabile che solo tu puoi leggere. E se è una regola o un'eccezione, davvero non lo so. Però è una traccia che riconosco, dove porta non so dirtelo. Io lo chiamo movimento delle cose, questo eterno movimento delle cose che cambiano e che non riesco a trattenere e che non posso fermare. Sono molecole e frammenti dentro a idee che confondono e non trovo le parole, perché forse non ce n'è per provare a dare un nome e poi spiegarti che cos'è e dove possa terminare il viaggio interminabile delle cose che non hanno fine. Io lo chiamo movimento delle cose, questo eterno movimento delle cose, e che non riesco a trattenere, e che non posso fermare, e che non riesco a trattenere, e che non posso fermare, e che non riesco a trattenere. Nei ricordi che ho sono milioni di molecole e frammenti.